Coach Napolitano, arriva la seconda vittoria consecutiva per il Volley Soverato, che si conferma nella prestazione oltre che nel risultato, una vittoria importante anche in ottica classifica. Beh, una vittoria importante soprattutto da un punto di vista nostro nel senso mio, del mio staff, della mia squadra, per quella che era un'impressione che avevamo tutti. La squadra giocava bene, poi si perdeva nei momenti importanti. Andare a capire i motivi perché succedeva questo non è così semplice. Abbiamo fatto a Pinerolo una prestazione straordinaria. Io avevo chiesto di scendere in campo lavando quel pensiero lì, perché correvamo il rischio di pensare che la partita fosse una partita facile, invece non lo era. Abbiamo giocato con grandissima attenzione, cambio palla molto fluido, non ho visto i tabellini, ma credo che abbiamo avuto percentuali molto buone. E il muro difesa ha funzionato ancora una volta molto bene. Adesso non ho i numeri, ma credo che abbiamo lavorato bene. Sono contento perché in questo periodo dell'anno, dopo tutto quello che sono state le vicissitudini, ci dà un po' ragione del lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto. Possiamo dire che le prestazioni c'erano state anche in precedenza, ma sicuramente c'è stata una svolta anche dal punto di vista del risultato con la prestazione a Pinerolo. Oggi abbiamo visto una squadra con i nervi saldi, che è stata sempre nella partita, non si è mai assentata, non ha avuto cali di concentrazione. Questo è anche un aspetto da mettere in evidenza ed importante, che testimonia anche la crescita della squadra. Guarda, vorrei dire due cose a tal proposito. Noi lo ripetiamo dall'inizio dell'anno, questa è una squadra che comunque ha sicuramente delle inesperienze legata, oltre che al discorso anagrafico, anche al discorso di atlete che comunque sono la prima loro esperienza in questa categoria. Lo dicevamo all'inizio dell'anno, quindi non è che si inventa nulla. La seconda cosa, i risultati sono frutto del lavoro in campo, ma anche di tutto quello che ci sta intorno. Stiamo vivendo questa situazione del Covid che sicuramente non ci sta aiutando. È vero che anche le altre hanno questo problema, però per queste ragazze di 20 anni che stanno a 1300 km dai loro genitori, io non trovo degli alibi, però analizzo una situazione che ci penalizza. Giochiamo in casa senza pubblico, è vero, ci giocano anche gli altri, però noi spesso del nostro pubblico ne abbiamo fatto una forza, e sono tutte le situazioni che vanno poi a contribuire al raggiungimento di un obiettivo. Quindi questo. Poi, se mi permetti, adesso ci andiamo a giocare queste partite con Mondovì e Sassuolo, cercheremo ovviamente di fare risultato, di portare avanti questo sogno di arrivare ai playoff, che sarebbe un risultato meraviglioso. Ci tenevo comunque a ringraziare, insomma, tutta Soverato. Questa spero non sia l'ultima partita al Palascoppa, ma se dovesse esserlo, ecco, ci tenevo veramente a dire grazie di cuore a tutti quanti per quello che è stato il supporto in questi anni, veramente. Grazie. Uno degli ex della gara era coach Dario Sabadio. Allora, sconfitta Soverato 3-0 al termine di una partita comunque combattuta, tre set molto simili, direi, dove forse vi è mancato qualcosa nel finale dei parziali. Salve a tutti, non è stata combattuta, penso che Soverato abbia meritato, penso che abbia leggermente accelerato quando c'era necessità di accelerare e abbia vinto meritatamente, non penso ci sia stata neanche mai partita dal primo punto. Comunque dipende dalle chiavi di lettura, io la vedo così, poi voi vedetela come volete. Beh, il risultato è stato comunque abbastanza equilibrato in tutti e tre i parziali, e una squadra che comunque sta disputando un ottimo campionato, siete in piena zona playoff, quindi da qui arriva una sconfitta, ma ci sono comunque altre partite e altre occasioni di riscatto. Sì, no, ribadisco, i parziali sono equilibrati nel punteggio finale, no? Ma non sono stati equilibrati nella partita. Quindi non è stata una partita equilibrata, è stata una meritatissima vittoria di Soverato e un non gioco da parte di Marsala, secondo me. Quindi complimenti a Soverato e tanti demeriti a noi. E poi sì, siamo in zona playoff e vediamo come arrivarci, perché dipende sempre come si gioca, no? Noi è un gioco di squadra, in me non sono i 100 metri piani questi, quindi o giochi di squadra oppure fai meglio non giocare. Dal punto di vista tecnico, a suo giudizio, cosa è mancato in questa gara qui a Soverato alla sua squadra? No, guarda, io tendo a riportare quasi sempre tutto sul tecnico, che poi condiziona il tattico, che poi condiziona tutto. Non mi piace quelli che dicono oggi non c'eravamo con questo, però oggettivamente penso che
insomma, Soverato oggi poteva giocare anche un po' meno forte e comunque avrebbe vinto 3-0, quindi non penso che non ci sia stato nulla di tecnico, nulla di niente, insomma. I valori tecnici e tattici sono i 43 punti che abbiamo in classifica, no? Quindi dipende sempre come vuoi affrontare, come vuoi giocare quelle partite, queste partite. Ribadisco, meriti a Soverato e tanti demeriti a noi.